Buonasera. Buonasera a tutti. Mi chiamo Claudia. Morire con occhi aperti sulla bellezza del mondo. Che ci frena e va a prendere il suo segreto in cantina. Un segreto dal nome di Michelle, che sta progettando in casa. Lo vedo nella luce blu del Mac, che le spara il volto. Gli occhi sono di fuori, come quelli di un cervo che nessuno può ricambiare. Allora Paolo ci propone di andare fuori per fumare una sigaretta, mentre aspettiamo i due che cercano di capire come risolvere un problema di lavoro che noi non possiamo capire. Camminiamo. Tre donne. Emma, Stefano, affamata d'amore, che sgola per non pensare. Poi c'è Alice, malumore, che stringe la mano di Ettore e a tratti decide di mollarla per cercare la speranza in Paolo, che a tutti questi tragitti interiori non ci pensa proprio. Poi ci sono io. Io. Which are the Michelle è il punto di disordine mentale di Ettore. Lei, con il suo bisogno di amore, lo spinge come ad inseguire questa sua mania di salvare gli altri. Ora in particolare lei. Ma lei non è disposta a riceverlo, perché semplicemente non le basta essere una delle tante salvate. Perché lui non è un salvatore e a forza di salvare si impone e pretende un'obbedienza. Ettore cerca di controllare le vite di queste ragazze. Come? Con la paura che possiamo essere troppo autonome, ma sempre grate all'aiuto del cavaliere, del salvatore, del ragazzo capace di giudizio e capace di gestire delle povere vite disordinate, delle povere ragazze rotte.